se oggi, a vostra richiesta, iniziamo la nuova serie del lunedì. Ci ho impiegato un po' per trovarlo, ma ce l'ho fatta! Oggi iniziamo Pokémon Mystery Dungeon Esploratori del Cielo. Ok, mi ci è voluto veramente un po' per trovarla perché non riuscivo a trovare la ROM, ma l'ho finalmente trovata. Quindi direi che possiamo continuare. Saltiamo la sigla, sì, mi piace troppo questo gioco, ok. Ok, nuovo gioco. Ciao! Questo è il portale che conduce ad un mondo abitato dai Pokémon. Ecco, già queste parole a me da ragazzino, tipo, ero tipo, oddio, veramente? Tipo, oltre a questa soglia ti attendono moltissime nuove avventure ed esperienze mai vissute prima. Prima di iniziare l'avventura devi rispondere ad alcune domande. Rispondi con sincerità. Bene, è tutto pronto? Allora... via con le domande. Hai giocato esploratori dell'oscurità? Sì, ci ho giocato, ragazzi. Ho giocato esploratori dell'oscurità, penso di ricordare. E hai pensato che scavando nel tuo cortile potresti trovare dei tesori sepolti? Sì, effettivamente ci ho sperato, anche di trovare qualche strano pulsante in casa che conducesse a cose, stanze segrete, cose di questo tipo. Se vedessi qualcuno fare qualcosa di sbagliato, saresti in grado di sgridarlo? Sì. Sì, io ragazzi non avete ancora visto questa parte di me, ma sono molto rigido su queste cose. Diciamo che ho preso da mio papà. E non mi piace vedere barare o cose di questo tipo. Quindi sì, lo farei. Vedo in grosso letto canale di essere molto comodo. La tua prima reazione è... ci salto sopra, mi distento, mi raggomito. Mi raggomitolo. È un biglietto vincente alla lotteria. Che dici? Urrà! Ti piace il karaoke? Mi piace cantare, ma forse il karaoke no. Trovi una cosa meglio di un pezzo di strada. Che fai? Chiedo uno scatto, ma c'è no. Penso se mi serve davvero, cioè nel senso, tu mi dici che mi devi dare una torta, ma ti accorgi che c'è una fetta in più, cosa fai? Lo dico agli altri, sì, dai. Come ti organizzi lo studio? Lavoro duro giorno dopo giorno, se mi ricordassi di farlo, faccio il minimo di possibile, non ce la farò mai senza aiuto. No, ragazzi, io lavoro duro giorno dopo giorno, non sto scherzando. Tra canale e tutte le altre cose, io cerco anche di starci stare allo studio. Ricordatevelo sempre. Sono ragazzo o una ragazza? Ragazzo. E ora analizziamo la tua aura. La tua aura è l'energia che emani. Rilassati, ti fai un bel respiro e ora appoggia la punta del dito sul fiocco. Va bene così, rimani immobile. Fai un bel respiro. Faceva tanto figo farlo. La tua aura è stata identificata. Togli il dito dal touchscreen. Il colore della tua aura è... argento brillante. Grazie per aver risposto a tutte le domande. Sembri proprio un tipo ingenuo, sei una persona aperta e innocente. Provi curiosità per tutte le cose, non hai paura di esprimere sinceramente le tue opinioni. Hai anche uno spirito artistico che si fa contenere dalle convenzioni sociali. La tua spontaneità e le tue opinioni sorprendono. Ma quando esagerci le persone possono far fatica a starti dietro. Le altre volte ti guardano in modo strano? Hai provato a chiederti il perché? Quindi un tipo ingenuo come te sarà il Pokémon Chinchar. Ah, schifo non mi fa. Chi ti accompagnerà all'avventura? Quale Pokémon vuoi che sia tuo compagno? Ah, sì, ho una vasta scelta! Wow! Ne ho tanti, tanti! C'è Riolu. Beh, facciamo conto, io sono un Pokémon tipo fuoco. Il Pokémon tipo fuoco vanno bene con i tipi, però non vanno bene con i tipi roccia, con i tipi acqua. Riolu con i tipi roccia, con i tipi acqua potrebbe andare bene. Con i tipi erba ci penso io. Sì, Riolu. Sì. Che nome gli do? Riolu? Nah. Vogliamo far prendere anche parte anche ad Ale a questa serie? No, anzi, sapete che vi dico, lo dedico al mio amico, ok? Lo dedico al mio amico che mi ha fatto veramente scoprire
Pokémon Mystery Dungeon, lo dedico a Cigo. Ragazzi, salutate Cigo. Quindi, sì. Ok, perfetto, è tutto pronto. Puoi entrare nel mondo di Pokémon. Sii forte, agisci con certezza e vinci. Ok. Capitolo 1. La tempesta. Wow. Stai bene? No, non mollare! Ancora un po', forza! Devi farcela! No, non ce la faccio! Ah, è casino, già dalla prima scena non si capisce niente. Ma è il bello di Pokémon Mystery Dungeon. Ragazzi, veramente questo gioco, se non l'avete giocato, veramente, o guardatelo let's play o giocatelo, perché è veramente una cosa fantastica, giuro. Mamma mia, le ambientazioni. Dove sono? Non so perché nei cambi di scena ci sia quella strana riga nera, ma non ce la faccio, sto per svenire. Che brutta quella riga nera lì, mamma mia. Che figo, come cammina Venere, Olu! No, non posso continuare a restarmene così. Devo fare qualcosa. È il momento, oggi devo essere coraggioso. Pokémon in arrivo, Pokémon in arrivo! A chi corrisponde la forma della zampa? A chi corrisponde la forma della zampa? È la zampa di Riolu! È la zampa di Riolu! Ah! Cosa? Che spavento! Fio! Non riesco a trovare il coraggio di entrare. Pensavo che oggi ce l'avrei fatta, ma... Pensavo che avere con me il mio tesoro personale mi avrebbe aiutato, ma... Proprio non ce la faccio. Sono un tale codardo. È così scoraggiante. Riolu cammina da Dio. Giuro, da Dio cammina. Zubat e Koffing. Sì, i Pokémon li conosco più o meno tutti, ragazzi, sì. Ai miei tempi ho giocato. Ehi, Zubat! Hai visto? Certo che ho visto Koffing. Quella nullità. Aveva con sé qualcosa di interessante, vero? Sì, aveva sicuramente qualcosa. Sembra una specie di tesoro. Proviamo a vedere dove va. Certo. Oh. Odio queste righe qua. Veramente. Però questa musica qua, ragazzi, dice tanto. Oh, wow, che panorama stupendo! Quando c'è bel tempo, i crabbi escono al tramonto per fare le bollicine. Tutte quelle bolle sono così belle quando riflettono i raggi del sole che accarezzano le onde. È sempre un panorama magnifico. Vengo sempre qui quando mi sento giù. Di solito mi fa sentire meglio. Venire qui mi tira su. Dopo mi sento sempre meglio. Ehi, ma cos'è? Cosa sta succedendo laggiù? Ah, qualcuno è svenuto sulla sabbia! Cos'è successo? Stai bene? Oh. Meno male. Hai ripreso i sensi. Dove mi trovo? Eri così immobile, mi stavo davvero preoccupando. Ricordi come hai fatto finire qui in queste condizioni? Avevo perso conoscenza. Cos'è successo? Ad ogni modo, io sono Cigo. Piacere di conoscerti. E tu chi sei? Non mi sembra di conoscerti. Cosa? Tu saresti un essere umano? A me sembri un normalissimo Cincia. È vero! Sono diventato un Pokémon, un esemplare di Cincia! Ma com'è successo? Non mi ricordo niente. Mi sembri davvero un tipo strano.
Non mi starei prendendo in giro. Mi stai dicendo la verità? Ok, allora qual è il tuo nome? Come ti chiami? Il mio nome? Giusto, il mio nome è... Ok, allora, il mio nome è... Non so se al Jesus ci sta. Forse sì. Ci sta, mamma mia. Uno dei propri giochi per Nintendo vecchio a cui ci sta tutto al Jesus. Antichi, va bene il nome Gisius? Sì. Ok, ti chiami Gisius? Ok, beh, perlomeno non sembra essere un po' come un cattivo. Mi spiace aver dubitato di te. Sai, ultimamente si vedono in giro moltissimi Pokémon cattivi. Molti Pokémon sono diventati aggressivi negli ultimi tempi. Le cose sono un po' confuse. Ah! Oh, chiedo scusa! Ehi, perché l'hai fatto? Non ci arrivi? Volevamo azzuffarci un po'... Volevamo azzuffarci un po' con te. Non hai il coraggio di affrontarci, vero? Che cosa? Questo è il tuo, giusto? No, quello è... Questo ce lo prendiamo noi. Cosa? Oh, non provi a riprendertelo? Cosa c'è? Troppa FIFA? Non pensavo che avresti avuto così tanta paura. Forza, andiamocene via di qua. Ci vediamo, pusillanime. Allora, ci vediamo, pusillanime. Scusate ragazzi, ma sono intasato con non si sa cosa. Però dovevo fare questo video perché settimana prossima sono pieno di compiti. Oh, cosa faccio adesso? Quello è il mio tesoro, significa tutto per me. Se lo perdo... No, non c'è tempo da perdere. Devo assolutamente riprendermelo. Ehi tu, mi aiuteresti? Sì? Su serio? Mi aiuterai davvero? Grazie, presto, andiamo. E così inizia la nostra avventura. Grotta Marina, piano meno uno. Raggiunge scala, attacca i nemici con... Ah, i Pokémon nemici stanno fermi finché non ti muovi e compi una qualsiasi azione. Ok, i tasti dovrei ricordarmi. X, nope. Con B apro questo. Ok, non ho quello strumento. Mosse, graffio. Ah, già, quel potevo segnare. Riolu sa usare l'attacco rapido, Riolu ti attacca. Come faccio a selezionare? Assegna. E come faccio a usarlo? Aspetta che non ricordo. Tipo RA? Sì, ok, LA dovrebbe essere. Ok, i tasti tranquilli me li ricordo. I più sono soldi che sono ricordi e metti da parte. Così potrai comprare strumenti utili alle tue imprese. Ecco, segnare alle mosse un tasto è veramente utile perché tutte le volte non dovete aprire il menu e... cioè... Bellissimo. Quindi se non l'avete fatto, fate quello che ho fatto io, perché è veramente utile. Continuiamo. Grotta Marina Piano, meno 2. Ma quegli strumenti portare con te, gli strumenti che trovi al suolo possono avere effetti molto utili. Se trovi uno strumento, apri il menu con X, poi scegli l'opzione strumento per vedere la descrizione. Oh, grafio. È molto forte Chimchar, non mi ricordavo che sapesse shottare così i Pokémon. La vaccaraccia fa recuperare il PS, per usarla apri il menu X, seleziona la voce strumenti e usa il comando mangia. Procediamo, Grotta Marina Piano, meno 3. Non riesco a trovare una mattonella con una freccia verde, una matto magica. Calpestandola se non modifica le statistiche. Ma in questa prima parte non salterò i dungeon. Ho sbagliato questo. Non salterò il percorso dei dungeon, ma in alcuni di questi non posso raccogliersi mai dormita, porca miseria. No, ma veramente, quanti strumenti ho? Uno! Ah, perché ho la tasca, giusto. Non salterò, sto dicendo, i dungeon, ma più avanti andremo, più i dungeon avranno... saranno lunghi. E quindi volevo chiedervi, ragazzi, volete che io tenga l'episodio lungo, ma vi faccio vedere tutto il dungeon, oppure vi faccio vedere solo dei momenti salienti, un highlights del dungeon e, naturalmente, le cose riguardanti la storia? Ragazzi, rispondetemi perché vorrei saperlo anch'io come fare. A me questi dungeon piacciono tantissimo. Ogni dungeon ha una sua storia. Fossa Marina. Oddio, quelle righe lì. Vabbè, pazienza. Ehi! Bene, bene. Guarda un po', è quella schiappa di prima. Ah. Ridatemi! Ridatemi quel che mi avete rubato! È il mio tesoro! Significa tutto per me! Tesoro, eh? Quindi deve avere un bel po', no? Ehi, potrebbe valere più di quanto pensiamo. Dovremmo provare a venderlo, chissà. Magari potremmo ricavarne un bel gruzzolo. Un motivo in più per tenercelo. Cosa?
cosa? Se ci tieni così tanto, vieni a prenderlo. Non ho ancora pensato se dare una voce ai Pokémon. Datemi una voce personalizzata a ogni Pokémon. Ditemelo voi. Allora, se non sbaglio sono distanti un blocco, ok, quindi non possiamo colpirli. Però io abbiamo un fulmine sguardo che funziona da davanti, quindi no. Lui però, Riolu però attacco rapido. Mi concentrerai su Koffing perché possiamo colpirlo entrambi. Ok, facciamo 19. No, ok, Koffing è andato lì, perfetto. Sanguisuga. Facciamo in modo di spostarci di qua così possiamo colpirlo anche Riolu, perfetto. Resistenza, ok, molto interessante Riolu. E abbiamo fatto fuori i primi due mini boss della serie. Ai 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 ai. Ah, che batosta. Odio queste righe, veramente. Maledizione, come hanno fatto a batterci queste due nullità? Bah, ecco qua, tienitelo. Ma non montatevi la testa adesso. La vostra vittoria è stata solo un caso. Sì, vedete che non scontarlo. E sono scappati. Molto interessante. Oh, è il mio frammento antico. Sono così felice. Sono riuscito a riaverlo. È tutto merito tuo, Algisius. Grazie, Algisius. Ok, davvero, ti sono riconoscente. Sono intervenuto solo perché mi trovavo lì. Avrò fatto la cosa giusta? Penso di sì. Questo Pokémon mi è davvero riconoscente. È bello sentirsi apprezzati. Ecco cosa mi avevano rubato. Questo è un frammento antico. O almeno è come lo chiamo io. Ma questo frammento antico è il mio prezioso tesoro. Vedi, le leggende e le tradizioni mi hanno sempre affascinato. È così emozionante sentire racconti del passato. Non credi anche tu? Forse eri nascosti, strapieni di tesori. Territori inesplorati, avvolti nel mistero. E nuove terre che aspettano solo di essere scoperte. Luoghi del genere devono essere colmi di oro e di tesori. Anche di storia, sai? Non sarebbe fantastico fare delle scoperte epocali? È il mio sogno. È così emozionante. Un giorno ho trovato questo, il mio frammento antico. Sulle prime non sembra niente di speciale, ma dai un'occhiata più da vicino. Vedi? C'è uno strano disegno inciso sulla superficie. È vero, c'è una strana incisione. Non ho mai visto un disegno del genere. Questo disegno deve avere un significato, ne sono sicuro. Il frammento antico deve essere la chiave per raggiungere luoghi leggendari, posti pieni di tesori preziosissimi. Me lo sento. Per questo voglio unirmi a una squadra di esplorazione. Questo frammento deve usare la chiave di... deve essere la chiave di qualche mistero. Voglio scoprire quale. Voglio risolvere il mistero del frammento antico. Quindi prima ho cercato di unirmi a una squadra di esplorazione come apprendista. Ma poi ho avuto troppa paura. E tu, Algisius, cosa farai adesso? Hai perso la memoria, adesso sei un Pokémon. Hai un posto dove andare? No. In caso contrario, posso chiederti un grande favore? Vuoi formare una squadra di esplorazione insieme a me? Io e te saremmo un'ottima squadra di esplorazione, Algisius. Allora, cosa ne dici? Dai, ti dici! Wow, e ora che faccio? Questa proposta mi coglie impreparato. Non so neanche cosa sia una squadra di esplorazione. Cosa devo fare? Devo unirmi a questo Pokémon e formare una squadra di esplorazione? Forma una squadra, rifiuto ti va di... Sì, tanto non avremo un luogo dove andare. Devo ammettere che non so dove andare, e appunto, vedete. E non ho proprio idea di cosa fare adesso. Immagino che non avrei niente da perdere se mi unisci a Chico per un po'. Forse potrei riuscire a scoprire chi sono se rimango un po' con questo Pokémon. Ok, è deciso. Sì? Davvero? Formerai una squadra di esplorazione con me? Sì, grazie! Sarà una coppia perfetta. Andrà tutto bene. Come prima cosa abbiamo da Wigglytuff e iscriviamoci come apprendisti. Lì potremo allenarci per diventare una vera e propria squadra di esplorazione. Penso che l'addestramento sarà molto duro. Facciamo del nostro meglio, Algisius. E così inizia la nostra storia. E così Chico e Algisius formano una squadra di esplorazione. Questo è il loro primo passo in una fantastica avventura. The Pokémon Company, Chainsoft Prison, present, non lo so l'inglese, Pokémon Mystery Dungeon, esploratori del cielo. Fantastico. Vuoi salvare l'avventura? Sì. Ok.
c'è il vantaggio complicato, noi complichiamo i salvataggi, però mi fermo qua perché sono già a 19 minuti di registrazione. Ho deciso di tenere un po' più lungo questo episodio perché comunque era il primo. Ragazzi, spero veramente che la serie vi piaccia, supportatela con un bel like, condividetela, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo in un prossimo episodio di questa serie il prossimo lunedì. Quindi, bene ragazzi.